Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Power Tennis. Nel video di oggi non affronterò nessuno, ma come detto la scorsa volta andrò a fare un po' di allenamento speciale, a vedere quali sono disponibili oggi e cercare di, insomma, superare almeno i primi livelli, no? Iniziamo! Sala di tiro al muro, vediamo un po', insomma, di superare il tiro al muro. Ok. Scegli il livello che vuoi provare. Beh, mi sa che all'inizio c'è solo principiante. Beh, certo. Let's go. Vediamo un po' cosa ci riserva il tiro al muro. Ci siamo. Primo livello è facile, devo arrivare a 30 punti. Bene. Ecco, le frecce ora che appaiono dicono dove andrà la palla poi a spostarsi. Quindi per riprenderla noi dobbiamo appunto stare attenti e seguire le frecce. Quella al centro ovviamente ti manda la palla al centro. Però il punto è che più volte mandiamo la palla a segno, più punti facciamo. C'è un moltiplicatore di punti. Se però la palla va a sbattere su una casella vuota o contro il muro, beh, purtroppo il moltiplicatore torna a 0 o a 1 se preferite. Eccolo qui per esempio. Ecco, 1. Poi mano a mano che uno colpisce la parete giusta, quella illuminata, il moltiplicatore sale. Però ecco, io ora sto facendo un pochetto schifo a colpire la parete, ma insomma, bene o male me la sto cavando. Ho fatto fin troppi punti, devo ammettere. In genere sono una schiappa a questo, non so che sta succedendo. Eccolo qua, andata, mamma mia. 191 punti, come ho detto all'inizio della serie, dato che sono in singolo, aumenterò tutto quanto a max. Servizio 7 che lo voglio al massimo e volé, vai. Grande, tiro al muro completato il livello principiante, passiamo direttamente al livello successivo. Quanti punti? 60. Beh, se vado come prima sarà un gioco da ragazzi. Ecco, già iniziamo ad avere una robina un pochino più complicata, ma non di troppo. Bisogna solo stare attenti. Qui ci metterò un po', mi sa, perché... Ah, questo vale doppio, vale più veloce. Non doppi punti, purtroppo. Quello è sempre colpa del moltiplicatore. Ma perché ho fatto schifo qui? Vedi? Come aumenta un po' la difficoltà, faccio schifo. Vai. Yesa. È un po' sbilanciato il giocatore, ma piano piano arrivo a tutto. Tranquilli. E ora il livello professionistico, dai. Livello massimo, ecco, questo già è un pochino più difficile. L'ho superato diverse volte, ma con un po' di difficoltà. Questo però dà anche più punti, se vedete. Quindi, bene o male, si fa facile. Ma proprio oggi mi sta andando di lusso con questo e quello principiante, eh. Vabbè, quello principiante, ok, è facile, ma questo, wow. Eccolo qua. Insomma, inizia ad avere una certa forma, eh. Piano piano inizia. Ok, adesso ci sarebbe un altro livello. Il livello campione, che mi pare 200 punti o è infinito? Ah, 100 anche qui però è... Ah, questo non me lo ricordavo così. Allora forse era questo quello che mi dava più noia da superare. Sì, mi sa che era questo quello che mi dava più noia allora. Non il livello professionista, sì. Eccolo, sì, è questo. Però vabbè, superato anche questo alla grande, direi che possiamo anche andare, vai. Superato. Mamma mia, 4 livelli ho fatto. Ok. Ora sei un campione dell'autotennis. Olè! Wow. Qui c'era un atleta che aveva superato il livello campione. Chi era? Ero io. Cioè, ero già passato? Professore, stavo guardando il tuo gioco e il tuo stile è molto simile a quello di Ercole. Ma come, Clara? Il mio stile sarebbe simile a quello di quel tipo là? No, ha detto che il mio è simile al tuo, tondo. Eh sì. Quando hai superato il livello campione giocavi da Dio. Mi facevi venire la pelle d'oca.
Non mi va giù che mi paragoni a quel tipo, ma in fondo ti perdono, perché hai detto che sono bravo? Se parteciperai all'Open, la vittoria sarà tua. Metticela tutta. Comunque non dimenticare che non è così facile vincere all'Open. Bene. Allora, qui poi c'è Autotennis. Questo è un pochino più complicato, perché devi giocare contro un computer, un robottino, che è abbastanza dispettoso, specialmente a livello massimo. E non mi ricordo se il livello massimo non l'ho mai superato perché non mi andava di farlo o perché mi è passato di mente poi alla fine. Comunque è molto fastidioso in certi punti, eh. Che poi hai solo 10 palle, che sembrano tante, ma in realtà sono poche. E devi fare un tot di punti. Quindi devi anche stare attento. Ah, io ho sbagliato. Ah, comunque, dai, ce l'ho fatta a superarlo. E questa è fatta. Poi, passiamo ovviamente al secondo livello. Via! Ma no, dai, ho fatto piano, ho fatto. Comunque, stavolta abbiamo 15 palle, ma anche più punti la fa. E vabbè, niente, non. Non ce la facciamo proprio a farle lì davanti, Andre. Niente, non mi ci va. O piano o forte, non mi ci andrà mai lì davanti. È quello che mi fregava ogni volta. Ma però almeno l'ho superato, dai. Niente, troppo alta. Ah, quello che mi fregherà sarà il prossimo livello. Non lo so. Aia, questo è difficile, eh. Perché poi qui hai 30 palle, puoi fare un massimo di punti. Quindi se sbagli un paio è finita. Ma comunque è fatta, dai. Pensavo di fare meglio, ma ce l'ho fatta. Bene, autotennis completato. E questo era il livello avanzato, quindi andiamo al livello campione. Mi sa che stavolta toppo, eh. Oioi. Non mi piace. Poi è anche più veloce, This is not okay. eh. Ah, come 0 punti, dai, che c'era. Purtroppo si inizia a fare anche 0 punti se non becchi la preci. L'allero. Se non becchi con precisione proprio la zona. Allora, la palla corta si fa con B ed A, però il problema è che non mi va mai nella direzione che voglio che vada. Tanto per cambiare. E poi si possono sbagliare un massimo di 10 palle in questo minigioco. Quindi, mi sa che me le brucio tutte quante con le palle corte. Per male che possa andare. O tutte o quasi. Comunque non abbiamo ancora finito con le palle corte. Ok, insomma, niente, sempre però almeno che dentro l'area. Ah, cavoli. Così non va bene però, amico mio, non va affatto bene. Ah, è mezz'ora che ci sto provando, amici. Qua, sapete quando succede? Quando non registro. Lì è sicuro che succede. Quindi niente da fare. Per oggi niente da fare. E che v'ho detto, ragazzi, è un classico. Quando non registro allora succede di tutto. Comunque non è che sia chissà quale cerimonia. Alex si è venuto a congratulare con noi perché lui era l'unico ad aver superato il livello campione. Ma alla fine, insomma, sì, sono contento di averlo fatto, ma non ci proverei più a farlo perché è davvero la prima e unica volta che l'ho fatto. E ci vuole tanta tanta dedizione. Comunque, facciamo anche un po' di super allenamento. Oh, il tapis roulant, la macchina per allenare tiri speciali. Questo qui in realtà non è proprio un tiro speciale, è un super colpo. Un super colpo può servire anche a recuperare la palla. E il tapis roulant serve proprio a quello, ad allenare
i super colpi. Con B si corre e con A si salta. Sì, è molto strano effettivamente. Anche se, oddio, non troppo, visto che Super Mario salta con la A e questo è un gioco che si chiama Mario Power Tennis, eh? Comunque, forse è uno dei minigiochi per i super colpi che più mi piace questo. Anche perché non è troppo difficile. Probabilmente è per quello. Marino di Donkey Kong! Anche se si viene colpiti si ha un po' di knockback, ma non troppo, quindi si può tornare subito in carreggiata. E questo qui mi ha dato un super colpo subito al primo tentativo. Imposti, super colpi? No. Perfetto, andiamo avanti. Questo era il livello facile, il tapirulan. Passiamo al livello successivo. Chi è? Ma chi è questo? Allora, come ti senti? Ho visto come giocavi. Stavo saltando. Mi sembra che tu abbia preso. Ha preso qualcosa, sì. Queste macchine sono fatte apposta per questo. Ora che sei nei senior, non potrai più giocare come prima. E questa nuova forza ti aiuterà sicuramente. I senior che erano qui prima sono andati al campo. Perché non vai a parlare con loro? Perché ho da fare col tapirulan. Anche questo qui non è che sia chissà quanto difficile, devi solo stare attento. E ce la si fa facilmente anche al primo tentativo. Modestamente. Ecco, il super colpo si è evoluto. Prima era semplicemente una difesa lampo normale. Adesso è una difesa lampo più forte. Imposti super colpi? No, non li voglio impostare perché la difesa lampo non mi piace. Ecco, ora l'ultimo livello che non farò è il livello sfida. Rimani più che puoi sul nastro senza cadere, superando gli ostacoli. Ecco, proprio quella è una cosa se vuoi fare tu una cosa per te. Se no, puoi evitarla. Oh, la giravite è molto fastidioso da fare. Però si può provare. Però oggi non si può usare perché è rotta. Bene, che bello. Bene, tutte quante le altre macchine sono o occupate o rotte. Quindi per questo episodio la termino qui. Comunque, amici miei, per questo video è tutto. Nel prossimo affronterò i senior, perché affrontando i senior poi si sbloccano anche altri minigiochi per i super colpi. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. E noi ci vediamo ovviamente domani con dei nuovi video. Bye bye!